Nicola Scardi scrive: il problema è antropologico, i nostri contenuti non si prestano al virale. Se posso provare a rispondere a quello che dice. Io sono Antonio Pavolini, sono intervenuto l'anno scorso, vi ringrazio per avermi invitato anche quest'anno. Per rispondere alla direi sacrosanta richiesta di dettagli di Mihai Romanchuk, perché chiaramente è facile dire virale, io posso dire solo una cosa: poco fa ho visto. Allora, intanto è giusto non concentrarsi sui tecnicismi perché la tecnologia ormai è del tutto banale, no? Su questo siamo d'accordo. E questo vi dà un grosso vantaggio perché voi siete sempre stati all'avanguardia proprio invece degli strumenti di comunicazione, degli stili di comunicazione. Cioè, io non riesco a credere che un partito che è riuscito a fare cose geniali come i 10 minuti imbavagliati alla tribuna politica, eccetera, che oggi, cioè, mi sembra difficile che oggi non siate in grado di tirar fuori i contenuti che diventano virali, no? Semplicemente mettendo insieme le teste, il vostro operato, la vostra esperienza, che avete dimostrato in tutti questi anni. Io ho visto poco fa il video che ha fatto vedere, l'ho visto per la prima volta che ha fatto vedere Tina Santoro, con le intercettazioni. Allora, quello è un video che può diventare tranquillamente virale perché dicevate, vabbè, antropologicamente i contenuti radicali non nascono per essere virali, ma perché devono essere contenuti radicali? Possono anche essere la scoperchiatura di un sistema dell'informazione come quello che è accaduto prima facendo vedere l'intercettazione. Allora, scoperchiare è veramente la chiave, come diceva Quintarelli l'anno scorso, no? Quintarelli ha detto: rimediamo i contenuti corporate, per esempio, non c'è niente di più virale che far vedere un'azienda che in un video ufficiale fa una figuraccia, no? Oppure anche una figura istituzionale che in un video ufficiale fa una figuraccia. Io vi voglio raccontare la storia di Alessandro Giglioli, non so se conoscete questo giornalista, che è diventato un giornalista di Repubblica, come tanti altri, molto bravo, indubbiamente. Però è diventato un personaggio importante nella rete, è diventato il blogger adesso più seguito d'Italia, se vedete le classifiche di Blog Bubble, più di Grillo, più di tanti altri, cioè questo suo blog si chiama Piovono Rane, è molto molto seguito ed è diventato un leader del movimento Viola, no, forse no, del movimento, della parte del movimento Viola, che però in realtà lui è il vero leader oggi in realtà più che altro delle battaglie per la libertà della rete, okay? Della libertà dell'informazione in rete, e quindi si oppone a tutte le iniziative che arrivano per cercare in qualche modo di frenare la libertà in rete. Allora, Giglioli, come è diventato così? Vabbè, intanto è bravo, è intelligente, eccetera, ma soprattutto un bel giorno è stato ripreso in un dibattito alla Camera dei Deputati, no? Alla sala quella di Via del Pozzetto. Un dibattito ripreso dalle telecamere della Camera, che poi è stato diffuso e rimediato in rete. E a un certo punto c'è stato un intervento di Gabriella Carlucci, che praticamente infervorata sulle sue personali battaglie contro l'anonimato, per esempio, in rete, si è scagliata contro Giglioli, che invece difendeva la libertà di anonimato in rete, dicendo: ah sì, ma se tu poi tua figlia, ti auguro che tua figlia venga adescata a un pedofilo fuori dalla scuola. Disse questa frase molto offensiva e che chiaramente fu ampiamente poi ripubblicata in rete perché scoperchiò per un attimo il sistema giocato sulle paure, no? Che in qualche modo alimenta il consenso di chi vede nella rete un pericolo. Lo stesso sistema dove ruota Bruno Vespa quando fa le sue trasmissioni contro internet, quando dice che internet è diabolica. Cioè, questi sono messaggi che sono diventati straordinariamente virali. Soprattutto chiaramente presso le nuove generazioni. Allora, io piuttosto che mettermi a un tavolo e cercare di concepire da zero un video con dei contenuti che fanno riferimento al vostro modo di proporre le vostre iniziative, io cercherei di guardare delle cose, di monitorare, come diceva giustamente lui, di monitorare le comunità e vedere quali sono i temi caldi e vedere se da lì si scoperchia qualcosa da far diventare virale. Ci siete riusciti con le intercettazioni di Vespa? Quello è un video che potrebbe tuttora essere molto virale, molto molto virale, se non fosse stato chiuso nel suo ciclo di vita dal fatto che era funzionale alla campagna, credo, del 2005, non mi sbaglio, 2007. Ecco, oggi lo stesso video, la stessa intercettazione, rigiocata nella chiave delle regionali con Emma Bonino, si può rifare. Cioè,
No, faccio un esempio molto molto basso. Io non sono un esperto di viral marketing, ci sono persone che hanno, come Tina, studiato queste cose molto, molto meglio di me. Però ho visto che in rete funziona molto meglio la capacità di far vedere cose che normalmente non si vedono e che non sono, non appartengono a noi, e così diventano, dicono gli inglesi, un meme. Io dico meme all'italiana, così anche Pagano è contento. Però, cioè, diventano dei tormentoni, no? Ecco, io mi rifiuto di credere che gente come voi, che da 20 anni ci insegna a noi la comunicazione, a noi comunicatori aziendali, mi rifiuto di credere che non siate in grado di tirar fuori questo modo di ragionare. Scusate, nel frattempo il post di oggi di Piovono Rane dice: forse nonostante Bersani il centrosinistra è riuscito a trovare un candidato per le regionali nel Lazio, e linka un candidato va a Emma Bonino.